Il programma è presentato da cari amici e amiche di Mr. Student, buongiorno, siamo all'Università degli Studi di Salerno e precisamente davanti al Bar di Lettere, punto di incontro di tutti gli studenti universitari. Quest'oggi andiamo ad intervistare qualche studente universitario all'interno del nostro programma PolitiQuiz, il culturometro di Mr. Student, che ci permetterà di sapere quali sono le basi culturali inerenti alla politica di tutti gli studenti universitari. E allora andiamo alla ricerca di questi studenti. E siamo all'interno del Bar di Lettere all'Università degli Studi di Salerno e vediamo di trovare qualche concorrente per il nostro PolitiQuiz. Ciao. Senti, due domande semplici semplici e un PolitiQuiz in vista delle elezioni politiche che si terranno a fine febbraio. Sono domande semplicissime inerenti alla politica nazionale. Allora, in primis si parla tanto di questo famoso spread. Che cos'è questo spread? In dimenso dei butti in botte, dei punti e botte. Esatto. Allora si oscilla in base alla fiducia che diamo ai nostri mercati ed è a discrezione di Berlusconi una cazzata, invece noi paghiamo più interessi sul nostro debito in base allo spread. Allora mi sa che abbiamo trovato uno studente di economia che ci ha fatto le scarpe, insomma. Aziendale, ignoranti, penso che sono un po' più di là. Allora facciamo una domanda un po' più prettamente politica. Anche se il governo ufficialmente è decaduto per far posto alle prossime elezioni che si terranno a fine febbraio, però sono rimasti in carica gli attuali presidenti della Camera e del Senato. Ci sai dire chi sono gli attuali presidenti della Camera e del Senato? Fini e al Senato Schifani. Bravissimo. E allora è ferrato anche in politica il ragazzo. Vogliamo concludere con un'ultima... Perché sai, gli scani cambiano, capito, in base alla simpatia e antipatia del Presidente del Consiglio. Adesso è un po' di equilibrio con Monti, allora sono rimasti gli stessi. Un Berlusconi invece cambiavano, capito, come gli assessori del peggiore comune italiano, il PIL. Allora, oltre che essere ferrato in economia, è ferrato anche in politica. Possiamo chiederti il tuo nome? Esposito Gerardo. Ok Gerardo, allora finiamo in bellezza con un'ultima domanda. Chi è stato il primo Presidente della Repubblica italiana? De Nicola. Bravissimo, ha risposto esattamente a tutte le domande e quindi partiamo bene all'Università degli Studi di Salerno con il primo concorrente che si è dimostrato ferrato non solo in ambito economico ma anche in ambito politico. Allora salutiamo Gerardo e chiediamo a Gerardo di salutare i nostri amici di Mr. Student. Sì, saluto tutti i ragazzi di Mr. Student e andiamo a votare tutti quanti, perché non è importante bene solo la preferenza ma anche che si aggiunga il quoziente. Ok, grazie mille Gerardo. Siamo sempre all'Università degli Studi di Salerno, questa volta in compagnia di... Anton Fabio Morena. Allora, Anton Fabio, questo nome composito, vediamo se anche tu sei ferrato come il nostro precedente concorrente Gerardo, sia in ambito economico che in ambito politico. Allora, la prima domanda dalla quale vogliamo partire si riferisce a una vicenda di appena un mese fa, e in particolare le primarie del Partito Democratico. Mi sai dire quali candidati vi sono stati all'interno di queste primarie del Partito Democratico? Almeno 3 dei 5 nomi dei candidati effettivi. Allora, possiamo partire già dalla campagna 2, dove abbiamo Fulvio Bonavitacola in terza posizione, poi c'è alle prime abbiamo avuto Gina Fusco, candidate, anche l'onorevole uscente Tino Iannuzzi, abbiamo avuto l'onorevole Alfonso Andria, candidato. Comunque c'è stata una buona partecipazione a queste primarie, come si è visto dai risultati, soprattutto da tanti ragazzi, come ad esempio una ragazza che ha preso molti voti, la Sabrina Capozzolo di Agropoli. Diciamo che la domanda era rivolta in ambito nazionale. Allora, in ambito nazionale vediamo quali nomi di quali candidati ti ricordi. Abbiamo avuto la Rosi Bindi, candidata, c'è stato Cesare Damiano a Torino e abbiamo avuto naturalmente anche candidato se non, di pezzi grossi del partito, intendiamo
come si chiama? Grilli di a Bergamo, che però non è stata eletta, alla Renziana. Mi sa che il nostro Anton Fabio non è ferrato come Gerardo in ambito politico. La domanda era un'altra. La domanda era un'altra, però passiamo a primarie del Partito Democratico. Queste sono quelle dei parlamentari. Alle primarie del partito abbiamo avuto Bersani, la Renzi, abbiamo avuto anche la Puppato e anche Tabacci, se vi interessa. Ah, ok, allora la risposta è stata esaustiva, c'è stata una piccola incomprensione fra domanda e risposta, ma la domanda a cui hai risposto è risultata esatta. Allora partiamo con la seconda domanda e allora andiamo a vedere il segretario del Popolo delle Libertà, chi è? Angelino Alfano. Ok, domanda concisa e perfetta. E un'ultima domanda per rimanere sempre in tema di coalizione e di maggioranze politiche. Ti chiediamo da quale partito è appoggiato l'attuale Presidente del Consiglio Mario Monti? Abbiamo innanzitutto abbiamo l'UDC, EFLI, sarebbe Future e Libertà. Inoltre è stata creata una lista civica Scelta Monti che raccoglie un po' le esperienze dell'imprenditoria italiana. Tra cui in prima battuta abbiamo la Marcegaglia e Montezemolo. Bravissimo Anton Fabio, sei stato bravissimo come il nostro precedente concorrente. Noi ti salutiamo e ti chiediamo un saluto ai nostri amici e alle nostre amiche di Mister Student. Ragazzi, un forte abbraccio e soprattutto studiate, che il mese è delicato, così poi possiamo rilassarci. E mi raccomando, andate a votare tutti quanti il 24 e il 25. Ciao ragazzi! Siamo nei corridoi dell'Università degli Studi di Salerno, sempre in cerca di nuovi concorrenti per il nostro PolitiQuiz. Allora, vediamo, ci sono queste due ragazze che stanno arrivando. Ragazze, due domande per il nostro PolitiQuiz di Mr. Student. Stanno avvicinando, sperando che ci vogliano rispondere a un paio di domande. PolitiQuiz! C'è molta vergogna in questa università. Un paio di domande sulla politica in vista delle elezioni di fine febbraio. Due domande semplicissime, siamo al PolitiQuiz di Mr. Student. Tu sei? Carmine Boffardi. Allora Carmine, tre domande semplici. La prima, di ambito prettamente economico-politico. Si parla tanto di questo famoso spread, che cos'è lo spread? Vabbè, allora premetto che di politica non è che ne capisco molto, però lo spread penso che sia un paragone con la Germania dei titoli di Stato. Ci sei andato molto vicino e diciamo che il significato prettamente economico è quello, il differenziale di rendimento fra i BTP e i Bund tedeschi. Un'altra domanda facilissima, il governo è caduto per far posto al rinnovamento della nostra rappresentanza politica in vista proprio delle elezioni di fine febbraio, ma sono rimasti ancora in carica gli attuali presidenti della Camera e del Senato. Sai dirmi chi sono? Penso Fini e Schifani. Perfetto, domanda eccellente, risposta altrettanto eccellente. No, assolutamente, è un'intervista di cultura generale, vogliamo indagare un po' quelle che sono anche le intenzioni di voto degli studenti universitari. Allora, arriviamo all'ultima domanda, ci sai dire quale è il partito o i partiti che stanno appoggiando l'attuale Presidente del Consiglio Mario Monti nella sua scalata alla nuova legislatura? Sì, allora, se non sbaglio ho sentito qualcosa con Bersani di appoggiarsi l'uno con l'altro, però se non mi sbaglio Casini con l'UDC si è appoggiato a Monti. Ok, anche questa domanda è stata alquanto ben inquadrata dal nostro Gerardo. E allora Carmine, scusami. Allora Carmine, un saluto ai nostri amici di Mr. Student. Saluto da tutti, cioè da Scienze Politiche, perché sto a Scienze Politiche. Mister Student, a presto, grazie a voi. Okay. Grazie a te, ciao. Il programma è presentato da